Qual è il tuo valore? Se ti domandassi qual è il tuo valore, cosa risponderesti? Quanto pensi di valere? Alcuni lasciano che vengano definiti dal prezzo che altri danno al loro corpo o alla loro vita. Una prostituta dal prezzo che il cliente deve pagare per il suo corpo. Uno schiavo dal suo valore sul mercato. Questi tristi ed estremi esempi addolorano il nostro cuore. Eppure, abbastanza spesso, permettiamo a noi stessi di essere definiti dal valore che gli altri danno alla nostra vita. Ci valutiamo in base al criterio di misurazione degli altri e dimentichiamo che il vero e reale metro di giudizio l'ha stabilito Dio stesso. Il vero valore è quello di essersi separato da se stesso. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo hanno deciso insieme che Dio avrebbe preso forma di uomo nella persona di Gesù. Filippesi 2:5-8. Ecco una parte di questo testo, personalizzato per te. Cristo Gesù, il quale pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile a te. Gesù sarebbe venuto a pagare un riscatto, a pagare un prezzo, il prezzo della tua libertà. 1 Timoteo 2:5-6. Infatti, c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, per te. Il prezzo del tuo riscatto è il sacrificio di Gesù sulla croce, la sua morte. Tu hai un valore immenso e il tuo prezzo è incalcolabile. Tu vali molto di più di quanto gli altri pensano e di quello che tu pensi di te stesso. Sì, sei senza prezzo agli occhi di Dio. Vali più di quanto non si possa calcolare. È incredibile! Non lasciare che il tuo aspetto esteriore, i tuoi handicap, le tue debolezze ti facciano credere di valere poco o nulla. Tieni la testa alta. Tu sei un amato figlio di Dio. Cammina da vincitore. Per tutta la giornata oggi, lascia che Dio ti ricordi della tua importanza ai suoi occhi. Io ti apprezzo tanto. E più di tutto, Dio ti ama. Grazie di esistere. Eric Sellerie.